L'impennata di nuovi positivi al Covid-19 registrata nelle ultime ore a San Giovanni Teatino ha destato una certa apprensione. Il sindaco Luciano Marinucci, in accordo con la regione e la dirigenza della ASL, ha deciso di prolungare la durata dello screening di massa anche per tutta la giornata odierna. Elevate le positività, 122, 3 addirittura nelle primissime ore di questa mattina. Sì, appunto, ovviamente sono dati che stanno venendo fuori e secondo me se queste operazioni si facessero in larga scala sarebbero sicuramente molti di più, perché il problema degli asintomatici è l'unico problema che ha generato poi l'emergenza Covid-19. Ecco, è importante proprio questo che stava sottolineando lei, individuare gli asintomatici che poi sono coloro che diffondono il virus. Sì, appunto, noi abbiamo registrato proprio lo sgomento delle persone che sono venute qua, che hanno scoperto loro malgrado di essere asintomatici. Ringrazio anche il 118 perché ieri proprio straordinariamente ai soggetti positivi abbiamo immediatamente fatto il tampone molecolare onde evitare che si potessero poi disperdere nei vari punti di tampone che sono dislocati nella provincia di Chieti. Quindi abbiamo chiuso il caso qui direttamente. E nella giornata odierna, sempre a San Giovanni Teatino, chiuse tutte le scuole. Il sindaco Marinucci ha disposto il test di massa per insegnanti e personale ATA. A causa dell'elevato numero di positivi, sono state messe in quarantena ben 8 classi. Qual è la situazione e quali provvedimenti che avete assunto? Allora, la situazione attuale è, diciamo, la scuola è molto grande. Nel plesso di Dragonara abbiamo attualmente 2 classi in quarantena, 2 classi di scuola primaria e una dell'infanzia. Abbiamo poi 2 classi di scuola primaria in quarantena nel plesso di Via Chieti ed un plesso di scuola dell'infanzia composta da 3 sezioni chiusa anch'essa perché tutte le classi erano in quarantena. Oggi abbiamo una giornata che ringraziamo, l'iniziativa è stata molto positiva perché abbiamo approfittato di questa giornata di chiusura per effettuare i tamponi a tutto il personale, diciamo, della segreteria e i docenti tutti che sono stati caldamente invitati ad effettuare questo screening che sicuramente è una misura molto positiva per noi. Professoressa, le scuole riapriranno domani salvo quelle in quarantena? Sicuramente sì, le scuole in quarantena domani tutto regolare, quelle in quarantena riapriranno, diciamo, in date diversificate che vanno dal 5 all'11 febbraio.